Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa EA Sport ha rilasciato Formula 1 24, l'aggiornamento che ogni anno rilascia per il suo simulatore di guida specializzato in Formula 1, dove lei ha tutti i diritti ufficiali riguardanti le livree, gli sponsor, quindi un gioco totalmente dedicato alla Formula 1, che però quest'anno ha riscosso un insuccesso incredibile, o meglio, ha riscosso delle critiche pazzesche. Infatti, se aprite YouTube e digitate Formula 1 24, credo che non ci sia neanche un canale YouTube che ne abbia parlato bene. Tutti i canali YouTube che trattano simulazioni di guida hanno massacrato Formula 1 24. Io però non sono qua per parlare di Formula 1 24, ma sono qua per darvi un'opzione che ritengo davvero molto valida a Formula 1 24, che va a risolvervi tutti i problemi che trovate in Formula 1 24. Questa è la mia opinione. Infatti, quello che andremo a vedere oggi è la possibilità di usare macchine di Formula 1 con livree aggiornate al Gran Premio di Monaco, quindi più aggiornate rispetto a quelle di Formula 1 24, ma con una fisica di gioco e un comportamento dell'auto molto più simulativo rispetto a quello che è Formula 1 24, che è stato massacrato appunto per quello che è la fisica di gioco, che attualmente sembra che sia più un gioco nato per l'utilizzo col joypad che con un volante. Quindi tutte scelte fatte probabilmente da EA Sport per vendere più copie possibili, andando appunto a occupare quell'area molto ampia di giocatori che utilizzano il joypad, andando però tutto questo a discapito di quello che è la simulazione di guida. Infatti quello che andremo a vedere oggi invece è proprio un gioco mirato alla simulazione di guida, però portato con delle grafiche, delle livree aggiornate addirittura al Gran Premio di Monaco. Quindi avremo le Formula 1 tipo Ferrari con già gli sponsor HP, avremo la McLaren colorata anche di giallo come ha corso al Gran Premio di Monaco, quindi avremo addirittura anche livree super aggiornate. E il gioco di cui vi sto parlando oggi per quanto riguarda l'utilizzo di auto di Formula 1 con livree aggiornate è Automobilista 2. Se andate ad aggiornare le skin con quelle della Formula 1 2024 avete un gioco di simulazione di guida per la Formula 1 secondo me davvero incredibile. Ovviamente qua abbiamo più simulazione, andiamo a perdere quello che ci dà EA Sport per quanto riguarda invece possibilità di gioco, cioè qua non abbiamo una carriera, qua non abbiamo una voce che dai box ci continua a parlare in maniera quasi fastidiosa, perché davvero in EA Sport parla tantissimo il nostro capo meccanico. Qua invece non abbiamo tutto questo, c'è sì la voce dei box ma è molto più limitata e non c'entra assolutamente niente rispetto a quello che abbiamo con EA Sport. Però secondo me chi ama la simulazione di guida è disposto ad andare a perdere magari la carriera, andare a perdere magari diciamo appunto le voci dai box per avere però un'auto con una fisica di gioco secondo me molto più realistica rispetto a Formula 1 24. Allora, la prima cosa che dovete avere ovviamente è un PC, dovrete avere Automobilista 2 come gioco installato, se non l'avete lo potete acquistare comunque a cifre veramente accessibili. Dopodiché dovrete installare un piccolo programmino che si chiama AMS2 Content Manager, vi lascio qua sotto il link in descrizione, lo andate ad installare. Una volta aperto, questo è tutto il programma, cioè ragazzi quello che vi serve è questa schermata bianca. Vedete, queste sono le skin che io ho già installato. Adesso però andremo ad installare le skin per le auto di Formula 1 2024, quindi vado a prendere il mio archivio RAR, ok, lo trascino all'interno della schermata bianca. Una volta trascinato vedete che non abbiamo la spuntina grigia perché non le abbiamo ancora installate, le abbiamo solo trascinate nel Content Manager. Andiamo a fare applica e aspettiamo che si vadano ad installare. Vi lascio comunque qua sotto tutto in descrizione, sia il link del Content Manager che il link dell'archivio con dentro le skin per Formula 1 2024. Quindi veramente in pochi passaggi ragazzi vi trovate in un gioco di simulazione vero delle auto incredibili dal punto di vista grafico. Infatti tra poco lo andremo a provare e poi mi direte voi se non è veramente pazzesco. Ovviamente qua è più un gioco simulazione, Automobilista 2 ha tanti pregi, la cosa che odio di più di Automobilista 2 paradossalmente è il fatto che il menu, quindi tutte le opzioni, tutto quello che riguarda appunto il comparto grafico a livello di informazioni è in inglese. Adesso io non dico che debbano essere doppiati tutti i giochi, capisco che doppiare i giochi costi tanto, quindi magari in italiano non tutti i giochi vengano doppiati,
cambiati, ma almeno il menu in italiano, che cacchio, non potete lasciarmelo solo in inglese. E questo è veramente fastidioso, soprattutto per un gioco come Automobilista 2, che ha tantissime opzioni disponibili, e quindi averle tutte in inglese diventa a volte un pochino complicato. Vedete che adesso che l'abbiamo installato, la spunta è diventata grigia, quindi adesso sono installate e saranno disponibili all'interno del nostro gioco. Infatti, se vado a far partire Automobilista 2 e entriamo in Single Race e selezioniamo Formula Ultimate Generazione 2, e questa è la tipologia di auto che dovete selezionare, ragazzi, vi trovate tutte le livree. Adesso nell'anteprima non è la versione aggiornata, ma se io vado in showroom vedete che è la versione con gli sponsor HP, quindi proprio l'ultima versione della SF24. Se vado a selezionare un'altra auto, quindi vado a selezionare una livrea tipo la McLaren, che ovviamente prima era così, la seleziono, vado in showroom, vedete che abbiamo invece la versione quella gialla, quella che ha corso al Gran Premio di Monaco. Quindi ragazzi, qualcosa di veramente incredibile dal punto di vista grafico. Se poi tutto questo lo abbiniamo a un comportamento dell'auto, secondo me molto più reale, una fisica di gioco secondo me molto più reale, e con tantissime opzioni e configurazioni dal punto di vista sia del comportamento dell'auto che dell'assetto, cioè veramente qua abbiamo tantissime possibilità, è qualcosa di veramente fantastico. Quindi vado a riselezionare la mia amatissima Ferrari. Quindi vado a fare seleziona, faremo le prove sul circuito di Monza, andiamo a fare start e aspettiamo che si carichi il gioco. E poi ragazzi, ditemi voi se questa non può essere un'alternativa valida, anzi forse molto più valida, di Formula 1 24 per quanto riguarda la simulazione di guida. Io parlo di simulazione di guida, non di tutto quello che sono, diciamo, gli accessori di Formula 1 24 di eSport, parlo proprio di simulazione di guida. Qua è qualcosa di veramente, secondo me, più mirato appunto alla simulazione. Vedete che anche tutti i nomi dei piloti sono reali, vedete? Quindi abbiamo tutte le auto reali. Quando selezionate la quantità di auto disponibili, ovviamente selezionatene 19, che più la vostra che utilizzate diventano 20, perché comunque le auto di Formula 1 sono 20. Perché di default Formula 1 Ultimate Generazione 2, quindi questa tipologia di auto, mi sembra che abbia più auto all'interno. Quindi dopo vi troverete delle auto doppie, magari 4 Ferrari, magari 4 McLaren, non lo so, o 4 Red Bull, per andare a compensare le auto di cui non esistono le livree per arrivare a quel numero. Quindi voi selezionate quantità degli avversari 19 più l'auto che utilizzate voi fa 20, e avrete tutti i piloti e tutte le auto arrivare a 20, quindi quello che è poi la griglia di partenza di Formula 1. Quindi vedete la griglia di partenza attuale virtuale è con Max Verstappen in pole position, mentre io sono in quinta posizione, io che sto utilizzando l'auto di Leclerc. Infatti vedete che Leclerc non c'è come nome di pilota, perché l'auto sua la sto utilizzando io. Quindi a questo punto basterà andare a fare drive, e ragazzi guardate che spettacolo. Adesso qua partiranno tutti, succederà un macello, però tutte le auto hanno le livree 2024 aggiornate. Adesso aspettate che parto anch'io. Ok, ci sono un po' di auto dietro, adesso le facciamo passare. Ovviamente anche qua abbiamo tutte le inquadrature possibili, abbiamo anche quella da sopra, quella che è molto utilizzata su Formula 1 24 o anche Formula 1 23, comunque sulle Formula 1 di eSport. Ragazzi, guardate che spettacolo, secondo me è una grafica che non ha niente da invidiare a Formula 1 24 di eSport, ma qua abbiamo una fisica di gioco che è tutta un'altra storia, tutta un'altra storia. Questa è, adesso sto parlando, sto anche andando dritto alla curva, comunque stavo dicendo, tutta un'altra storia e tutte altre emozioni, cioè veramente incredibile. Adesso torniamo nell'abitacolo, perché da quella telecamera di guida lì faccio veramente tanta fatica. Allora, adesso proviamo a spingere un attimo, cioè ragazzi, ditemi voi, cioè secondo me, se amate la simulazione e volete avere le auto 2024, che poi il bello è di Formula 1 24 di eSport, è che ci sono le livree aggiornate.
qua adesso con Automobilista 2 in un attimo abbiamo le livree aggiornate su un gioco secondo me che dà tutta un'altra sensazione di guida e tutto un altro livello di simulazione. Cioè qua è spettacolare, cioè davvero, per chi ama invece utilizzarla dall'esterno l'auto è così, così è solo la pista, così è dall'antenna, così dall'interno, così è dal un po' laterale e così invece è dal casco, questo effetto casco, mentre dall'esterno sentite anche il rumore che cambia ovviamente se pilotiamo dall'esterno rispetto all'utilizzo interno, dove ovviamente il casco insonorizza il rumore, sentite il rombo dall'esterno. Adesso torniamo all'interno, ok, vedete anche il volante con tutte le informazioni, perché abbiamo tantissime possibilità di configurazione per quanto riguarda i tasti, essendo una simulazione di guida molto precisa questo Automobilista 2, abbiamo veramente la possibilità di configurare il volante con tutte le opzioni che vogliamo, è davvero pazzesco, quindi secondo me è tanta tanta roba, è un'alternativa super valida Formula 1 24 di EA Sport. Adesso direi di provare a simulare una partenza e di essere, diciamo, all'interno della gara, non come quello che abbiamo fatto adesso, per farvi vedere com'è la sensazione e l'adrenalina quando siamo in bagarre. Quindi rifacciamo la partenza, questa volta ovviamente partiremo insieme alle altre auto. Giù a tutto gas, vi dico subito che parlerò poco, se parlo guiderò di merda, uno dei due, tutte e due le cose difficilmente riuscirò a farle. Siamo all'interno della prima variante, siamo vicini alla Mercedes di Lewis Hamilton, davanti abbiamo Carlos Sainz, dopodiché abbiamo Perez e Verstappen, ci ha appena sverniciato la McLaren. Vai, siamo in lotta con la McLaren. Devo riuscire a stargli vicino più che altro perché dal prossimo giro avremo il DRS, volevo farvi vedere anche l'uso del DRS. Adesso siamo arrivati già alla parabolica per la fine del primo giro. Sto andando a massa anche con le marce, perché comunque quando parlo davvero perdo di concentrazione tantissimo, ma giusto per farvi capire com'è questa simulazione di guida rispetto a Formula 1 24 di EA Sport. Infatti era questa variante fatta di merda, praticamente sto guidando non di merda, siamo già allo stadio successivo, infatti abbiamo anche la Aston Martin qua attaccata. Ecco la Aston Martin dall'esterno, l'ho buttata fuori, sì, l'ho buttata fuori. Volevo usare il DRS, ma qua non siamo abbastanza vicini, ci siamo lontanissimi. Mentre uno dei due là davanti lo sta usando, infatti sta viaggiando come se non ci fosse un domani. Adesso dobbiamo essere più vicini qua sul rettilineo dopo la parabolica, perché allora anche qua potremo sfruttare il DRS se siamo abbastanza vicini per utilizzarlo. Neanche in questo giro abbiamo la possibilità del DRS, molto bene direi. Forse in questo giro, perché ci siamo avvicinati, se non andiamo a perdere in questo giro potremmo usare il DRS. Vediamo se siamo abbastanza vicini. No, siamo lontani. Vediamo se riusciamo a usarlo almeno nel rettilineo principale, almeno qui, perché volevo farvi vedere usarlo, ma
D'altra parte, se parlo, ve l'ho detto, non riesco a guidare, quindi perdo decimi su decimi e non riesco a sfruttare tutto. Però adesso siamo vicini, possiamo usare il DRS, possiamo usarlo, vediamo. Sì, ci ha dato l'ok con il beep. DRS, adesso dobbiamo anche fermarci, però mamma mia che scodata, ho accelerato prestissimo, una scodata pazzesca. Però avete visto col DRS come abbiamo sverniciato sul rettilineo le auto davanti a noi, eh? Adesso abbiamo davanti l'auto di Carlos Sainz, nostro compagno di squadra. Vediamo se riusciamo a avvicinarci per usare il DRS adesso sul rettilineo con il nostro compagno di squadra per il terzo posto. Siamo vicini. Possiamo già uscire senza il DRS. Abbiamo anche il DRS. Ho dimenticato di cambiare marcia. Fermati. Ok. Mamma mia, se è difficile parlare e guidare, mi dimentico di cambiare le marce, mi dimentico i punti di staccata, mi dimentico tutto. Allora, sono già in ottava marcia e mi viene ancora da cambiare, cioè sto andando tutto a caso. Credo di non aver fatto una curva con le marce giuste. Ecco qua che Sainz è tornato sotto, adesso ce l'ha lui il DRS su di noi. Ottimo, direi, perché dopo questa curva qua, la seconda di Lesmo, lui avrà il DRS. Noi siamo lontanissimi da Perez per poter usare il DRS. Ecco che lui lo usa sicuramente adesso nel rettilineo, eh. Lui lo usa sicuramente, è vicino, eccolo qua, sta arrivando sulla manetta. Mamma mia che sverniciata, lui aveva il DRS, io no. Ok ragazzi, abbiamo finito al quarto posto, una sudata incredibile, anche perché ve l'ho detto, io parlare e guidare non ci riesco proprio. Era solo per farvi vedere com'è questo gioco dal punto di vista simulativo, del comportamento dell'auto, delle bagarre, di come secondo me è molto molto reale rispetto a Formula 1 24, e anche dal punto di vista grafico secondo me niente da invidiare a Formula 1 24 di EA Sport. Ovviamente tutto questo è possibile solo su PC, perché Automobilista 2 esiste solo per PC, e poi comunque anche le mod normalmente si possono utilizzare nei giochi solo su PC per la maggior parte dei casi. Quindi se questo mio video in cui vi ho portato questo mio consiglio riguardante l'utilizzo di Automobilista 2 con le skin della Formula 1 2024 vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale, e tantissimi video riguardanti anche la simulazione. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!